La madre non risponde, la moglie parla e lo difende. Esther Arzuffi e Marita Comi, nell'aula della Corte d'Assise di Bergamo, dove si celebra il processo a Massimo Bossetti, accusato dell'omicidio di Yara Gambirasio, fanno scelte diverse. La madre del carpentiere di Mapello arriva in tribunale con il suo avvocato, che per l'occasione ha organizzato un servizio di protezione. Passano nella ressa di fotografi e telecamere. Non parla Esther Arzuffi neanche davanti alla Corte. La donna si avvale, nonostante l'obbligo di testimonianza, della facoltà di non rispondere, come suo diritto in qualità di familiare dell'imputato. Nessuna spiegazione dunque sul fatto che Massimo Bossetti, come ricostruito dall'indagine, non sia figlio di suo marito Giovanni, morto lo scorso dicembre, ma dell'autista di autobus Giuseppe Guerinoni. Poco tempo dopo l'arresto del presunto killer di Yara Gambirasio, la famiglia Bossetti si è sottoposta privatamente a un test del DNA, dopo quello affidato dalla procura ai genetisti di Pavia e Roma. Anche quegli esami hanno confermato le prime verifiche, una verità scientifica sconvolgente per una famiglia appena travolta da un'accusa così pesante. Si è avvalsa della facoltà di non rispondere al fine di tutelare la sua immagine di donna, di madre e di moglie. Neanche la sua posizione all'interno del processo avrebbe potuto semplicemente raccontare chi era suo figlio, perché non è ovviamente testimone di nessun fatto, quindi che cosa avrebbe potuto dire, e ovviamente essendo una posizione secondaria ha ritenuto di... Si è parlato molto della paternità comunque. Ma è un fatto che è assolutamente sancito da un test, finito. Chi affronta a testa alta la raffica delle domande, anche scabrose, da parte dell'accusa e della parte civile sulla vita intima della coppia, è Marita Comi. Sì, sono stata io a fare le ricerche online a luci rosse, dice la moglie di Bossetti. Quei video li guardavo da sola o con mio marito. Perché? È illecito, risponde provocatoriamente all'avvocato della famiglia Gambirasio, ma non ho mai digitato la parola tredicenni. Massimo Bossetti si agita e sbotta. È intollerabile, basta. Lui non la molla mai con lo sguardo, gli occhi lucidi, quando la donna racconta delle loro abitudini familiari. I figli da accompagnare a scuola, la spesa il sabato pomeriggio, sempre tutti insieme. Le discussioni per le figurine e i giochini che il marito portava quasi tutti i giorni ai bambini. È lo spaccato di una famiglia abitudinaria, quello raccontato a voce bassa da Marita Comi. Il tono però si alza quando spiega perché interrogava in modo così insistente suo marito durante il loro colloquio in carcere. Dove eri quella sera? Perché ti ricordi che avevi il cellulare spento e non ti ricordi dove eri? Riportano le intercettazioni. Lo pressavo per farlo parlare, lo conosco, sarebbe crollato, dice sicura la donna. Se avessi saputo che mentiva mi sarei allontanata, invece mi sono convinta che non c'entra niente. Alla fine della sua deposizione Marita Comi rimane in aula, si siede nel banco dietro suo marito. La madre di Massimo Bossetti, Esther Arzuffi, era già uscita dal tribunale.